Ecco, io adesso vorrei insieme a voi, insieme ai frati qui, ecco, vorrei che ringraziassimo chi ha permesso tutto questo. Chi ha permesso tutto questo? È stato il buon Dio che prima di andare a letto gli diciamo grazie. Una mia amica mi ha detto: padre Alessandro, io non, più vado avanti nella vita, più non ci capisco niente, perché non so perché le cose vanno male, non so perché per un incidente uno cambia la vita, non lo so, non so perché tante persone cattive continuano ancora a fare del male e non so perché tante persone buone che dovrebbero essere qui con noi a divertirsi non ci sono più, ma non ci sono più a questo mondo, per una malattia, per, non so, un incidente, bambini, fratelli, sorelle, genitori, perché? E gli ho detto: guarda, noi non possiamo capire il perché, però il Signore ci chiede di andare avanti, ci chiede di credere. Questo è l'anno della fede, ragazzi. Il Signore ci dice: tu prova a credere anche se non capisci niente, perché non sai neanche perché sei nato e non sai cosa c'è dopo la morte. Io, che sono Dio, ti dico che sei nata per un progetto di amore e dopo la morte ci sarà tanto di quell'amore che tu chiamerai paradiso. Ragazzi, dobbiamo solo crederci a questa cosa, tenere duro, credere e andare avanti, perché solo con la fede alla fine il Signore ci dirà: bravo, servo buono e fedele, sapevo che avevi poco di amore, poco di capire, non hai capito poco niente. So e sapevo che avevi poco, ma sei stato fedele nel poco. Questo dice alla fine della parabola dei talenti, sapete? E lo dirà a tutti noi. Dirà: brava, serva buona e fedele, sei stata fedele nel poco. Ora io adesso ti darò l'autorità su molto. Vieni e partecipa alla gioia del tuo Signore. Noi non possiamo capire il perché della vita. Non potete capire, sapete, neanche la persona che amate di più, che magari avete accanto. Non possiamo capire neanche noi stessi. Capiamo poco, l'importante è essere fedeli nel poco. Questa è la fede. Fedeli nel poco. Va bene? Il Signore non ci chiede di fare i miracoli, di diventare santi. Con la fede povera del pubblicano che dice: Signore, abbi pietà di me, peccatore, noi possiamo dire grazie a Dio di questa vita che non capiamo niente, però è importante, grande, splendida, meravigliosa, che non capiamo e non la capiremo mai del tutto. Il mistero della vita è enorme, come è enorme il mistero della morte, ma attenti, il Signore ci dà un'arma grande, è che noi non ci crediamo. Se ci credessimo, vedremmo con i nostri occhi cambiare il mondo. Non lo dico perché, guardate, i bambini sono così, ecco perché dovremmo diventare come i bambini, dice il Signore, perché i bambini credono che l'arma che hanno in mano
i bambini credono che la preghiera faccia i miracoli. Invece noi crediamo che la preghiera sia troppo poco, sia debole, sia una cosa banale. No, il bimbo ci crede del tutto. Il bimbo ci crede del tutto. Proviamoci. Proviamoci. Portate a casa quello che vi hanno insegnato i vostri genitori, i vostri nonni. L'Ave Maria è il Padre Nostro, ed è per quello che con un Padre Nostro noi adesso ringraziamo Dio di questa serata, di questi giorni insieme. Ringraziate Dio della vita e chiedetevi la forza di essere fedeli nel poco. Però prima della preghiera, ci creiamo il nostro clima francescano. A nudo, ci cantiamo il dolce sentire. È il canto che tutti conoscono, che sanno che è francescano, che non cantiamo in chiesa perché non è tanto liturgico, a volte sì, a volte no, ma qui sì, qui va benissimo. Ci mette tutti alla pari. Ricordatevi, sapete che la preghiera diventa una regola inderogabile nel cuore di Dio. Se voi gli chiedete una cosa pregandolo, Dio Padre si dice, me l'ha chiesta pregando, non gli posso dire di no. Dio Padre ha voluto questo. Ricordatevi quando dovete chiedergli qualcosa. Allora prima ci creiamo da soli il nostro clima francescano. Ringraziate Francesco che ci ha portato qui. Sana se vamos.
aprite il cuore e chiedete la cosa giusta. Insieme. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio onnipotente ed eterno, guarda con bontà questi tuoi figli. Concedi loro, ai loro cari, a chi li porta nel cuore e a tutti quelli che loro portano nel cuore, per intercessione di San Francesco, di Santa Chiara e della Beata Vergine Maria, il soccorso della tua grazia, la salute del corpo e la protezione dell'anima, e la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Allora, buonanotte a tutti. Ringraziamo, anzi, siccome mi sono giunte tante cosette in qua e là, vi dico solo una cosa. La Sicilia, mi sento personalmente di ringraziarla perché in particolare Padre Saverio mi ha dato davvero tanto. Perché solo perché abbiamo pregato insieme. Sapete che pregare, quando due pregano insieme, lì il Signore si scatena. E non avete mai visto il cuore di Dio scatenato, sapete? È tremendo. Abbiamo pregato insieme. E questa per me è stata una cosa grande. Padre Saverio, grazie per quest'anno, per le esperienze che abbiamo fatto insieme. E quindi di conseguenza grazie a tutti i ragazzi che sono venuti in più, perché so che ne sono venuti in più dalla Sicilia. Poi volevo salutare e fare gli auguri, facciamoli tutti con un applauso, a quelli che oggi, proprio oggi, compiono gli anni, che so che sono minimo tre. Giulia, Federica, Maria Teresa, Giuseppe e Maria Teresa. E poi c'è anche qualche altro. Sì, la mano. Uno, due, tre. Eccoli là. Ecco, non possiamo fare altro. Intanto, allora, credo di aver assolto tutto. Facciamo la buonanotte a tutti. Domani mattina vi aspettiamo tutti freschi e tutti. Allora...